devo pagare? Come pagare? Siamo a Cesenatico, sulla riviera romagnola, e scene come queste sono all'ordine del giorno su una delle spiagge più controllate d'Italia. Questi che vedete sono due agenti della polizia locale. Da anni controllano la spiaggia, fermano i venditori ambulanti e gli fanno le multe. Grazie a questi controlli a Cesenatico la presenza dei cosiddetti Vucumpra sulla spiaggia è notevolmente diminuita, ma il lavoro fatto potrebbe risultare inutile e per certi versi anche dannoso. Questo perché gli abusivi non pagano la sanzione di 5.000 euro. Secondo questo decreto del Ministero delle Finanze, il comune non dovrà andare in perdita. Gli amministratori locali quindi saranno costretti, per ripianare il buco, ad aumentare le tasse ai cittadini. Ecco, vedete, gli agenti hanno individuato altri due venditori ambulanti sulla spiaggia. Adesso li stanno portando verso la macchina di servizio, dove faranno tutti i controlli. Due multosi. E le pagherai? Non lo so, io sono povero. Dove cercare 10.000 euro? Adesso sono povero, non c'ho 10 euro lavoro per spesa. Quindi non le paghi? Non le paghi, dove sto andando? Dal 2007 ad oggi il comune ha accumulato circa 2 milioni di euro di multe all'anno, cifre da capogiro messe a bilancio e quindi da coprire finanziariamente, ancora una volta, sulle spalle dei cittadini. Speriamo che ci sia la possibilità, tramite le normative, in un futuro eventualmente, di poter anche riuscire a recuperare i soldi delle sanzioni.